Abbiamo fatto la Fan Slope quest'anno e ci mancava, volevamo fare un qualcosa di diverso rispetto alle nostre piste che sono ormai conosciute perché sono larghe e ben battute, quindi diciamo che la prerogativa di Pila è sempre stata questa. La Fan Slope è un'alternativa, ci si diverte, i bambini ne vanno pazzi perché danno i 5 alle manine, passano sotto gli archetti e passano nel tunnel, e quindi direi che è scelta azzeccata. Siamo a stagione inoltrata, i numeri sono positivi, abbiamo avuto degli incrementi importanti di presenze durante le festività natalizie e di fine anno, un discreto gennaio in linea con gli altri anni, adesso ci aspettiamo un febbraio sperando con un incremento di presenze come la parte iniziale della stagione. Prevalentemente lavoriamo sempre chiaramente con gli italiani, abbiamo un buon numero di stranieri, ci sono moltissimi inglesi grazie alle due tour operator che la fanno un po' da padrona come la Crystal e l'Interski. Quest'anno Pila in più ospita la Coppa Europa dalla prossima settimana, quindi in questi giorni si possono vedere tanti sciatori di tante nazioni diverse. L'innevamento quest'anno ci ha agevolato perché ci è venuta veramente tanta neve, le piste sono sempre perfette grazie ai meravigliosi gattisti che ci ritroviamo, tutti dipendenti della società Pila. E, che dire, come prevalentemente noi lavoriamo con delle famiglie, quindi è una stazione adatta ai bambini e tutto ruota intorno al bambino, le scuole di sci, gli impianti, la scontistica, le strutture alberghiere, eccetera, eccetera. A Pila si possono trovare ottime strutture alberghiere e parecchi ristoranti in quota sulle piste dove si mangia sicuramente cucina tipica valdostana. I nostri colleghi ristoratori sono veramente molto bravi, la qualità è alta e c'è la possibilità anche di fare delle cene in quota con seguire la fiaccolata organizzata attraverso le scuole di sci, la società degli impianti, eccetera.